Un mega salutone a Ginny004 a cui dedico questo video. Ciao! Ciao this video, oggi a proviamolo. A cosa giochiamo? Giochiamo a Sango The Story of the Coral Cave. Quindi praticamente la cava di corallo. Vedete? Questo stile pittorico molto bello che abbiamo un po' ammirato anche nell'altra visual novel che abbiamo fatto recentemente. Allora guardiamo, qui c'è un gattino, c'è il tipo. Guardiamo il quaderno. Sta scrivendo qualcosa. Allora, vediamo, qui c'è granchio, pesciolino. Guardiamo il pesciolino. Oppure, beh, si può guardare anche il granchio. Il villaggio dei granchi, gioca o torna indietro? Giochiamo al villaggio dei granchi a questo punto. Sono curioso. Oh, qua vediamo delle conchiglie. Il villaggio dei granchi. Ok, sono pronto. Guardate che carini. Un bel giorno una piccola tartaruga era nata ed era emersa dalla bianca sabbia. E aveva solo un pensiero in testa ed era quello di nuotare nel mare. Andiamo dalla conchiglia. Guardate come si muove. Allora, la spiaggia era anche piena di conchiglie colorate e la piccola tartaruga decise di collezionare la sua preferita come un souvenir. Ok, va bene. Qui chi c'è? C'è qualcuno con cui si può parlare. Vediamo un po'. Tartarughina, dove vai? Sulla via incontrò una piccola ragazza che stava scrutando l'orizzonte con uno sguardo triste in faccia, sul volto. Sto aspettando mio fratello. Lui vive con i granchi nel fondo dell'oceano. Ah, però. Un giorno lui tornerà indietro e potremo ritornare a vivere ancora insieme come una volta. Ci spostiamo. Stiamo già immergendosi nell'acqua. Qui c'è una conchiglia che è apparsa, scusate. È la conchiglia che... Oh, c'è anche un pesce lì. Ma la conchiglia, se la uso, cosa fa? No, non ho capito. Posso darla a lui? Diamo la conchiglia a lei, cioè, non a lui, a lei. No, cosa fa? Dove va? No. Niente. Allora torna indietro. Qua cos'è? Un riccio di mare? Nuotare nell'acqua insieme ai pesci colorati. La piccola tartaruga non poteva aiutarla, ma pensava alla ragazza con lo sguardo triste. Voleva davvero aiutarla. In che maniera? Andiamo avanti, magari scopriamo come aiutarla. Qua c'è un granchio. Nel cuore della barriera corallina la piccola tartaruga arrivò ad una entrata di una caverna dove ci stavano di guardia tre granchi. Attenzione, guardiamo il primo granchio. Il primo granchio era più piccolo, ma era anche più coraggioso. Non aveva paura di niente, eccetto forse una mostruosa gigantesca, no, un
devo decidere, un mostruoso, un gigantesco, una litro. Una piccola tartaruga, perché c'è balena. Dai, tartar. Con occhi crudeli, con denti affilati o con una conchiglia arrotondata. O shell, no, la corazza forse. With round shell, direi. Il granchio si guarda attorno attentamente e guardò la piccola tartaruga. Ok. E scappò via con terrore. Bene, bene, questa qua l'abbiamo risolta. Guardiamo, il secondo granchio era lì. Non c'era ragione per mangiare ogni cosa. Stava pensando a un sashimi, a un broth, uno skewer. Dunque, il broth dovrebbe essere il brodo, e skewer invece tipo spiedino. Allora facciamo un brodo. Un brodo di gamberi, un brodo eri, cosa vuol dire? Non vuol dire peloso, boh. Un brodo a strisce con pesci, boh. No. E allora che cosa vorrà? Boh, proviamo prima a parlare con quello col terzo granchio. A dispetto adesso a grande mole era come un pollo? Boh. Ah sì, era pauroso come un pollo. La sua grande paura però lo stava lasciando. Se... aspetta, qua cosa c'è? C'è qualcosa qua? Sono dei pesci. Allora, qua c'è un'altra conchiglia. Aspetta che torniamo indietro. Ah, guardò dei pesci a strisce. Erano attratti da una piccola conchiglia. Andiamo dalla conchiglia. Oppure gli diamo la conchiglia ai pesci. La conchiglia era esattamente identica. Forse potevamo usarla come esca. Appunto. Allora gli diamo la conchiglia a lui, così la usiamo come esca. I pesci arrivano e adesso gli diciamo: sta su un sashimi. Improvvisamente il granchio andò dai pesci a strisce. Oppala! E con le sue chele li trasformò in sashimi. Grump, slurf, muff, gnaps! Ok ragazzi, il granchio si è mangiato i pesci a strisce. Questa la riprendiamo? No, non si può riprendere. Andiamo dal terzo granchio adesso. Vabbè, scappa. Se ne scappa. Qua cosa c'è? Ma niente, direi che possiamo entrare adesso nella caverna. Dopo che abbiamo risolto questo puzzle, diciamo. Che entrata particolare.
C'è anche una medusa. Vabbè, anche lì c'è una medusa. Questo qua deve essere il fratello della ragazza. Parliamogli. Trovandosi nel villaggio dei granchi, la piccola tartaruga incontra il fratello della ragazza. Ti prego, portami indietro da mia sorella, mi manca così tanto. Ma la piccola tartaruga era semplicemente troppo piccola. Se fossi più grande sì, ti potrei trasportare, ma proviamo a vedere se c'è qualcosa. E tu chi sei? È il granchio di prima? Ah no, un vecchio saggio granchio. Allora, nel profondo del mare, far beyond, lontano nelle isole del sud, nasce un'alga che ti farà diventare grande se la mangi. La riconoscerai esattamente. Aspetta, lasciami pensare. Mi ricordo che è blu, ma... ma tutto al fondo del mare è blu. Mi ricordo che... wait, no, I'm mistaken, mi confondo con qualcos'altro. No, era rosa, o era arancio, oppure verde. Faccio l'ultima. A bit long, ma not too long. With little tinge and no more or less... sì. Un po' lunga, ma non troppo lunga. You were easy to keep company with an old girl. What were we talking about? Per essere onesti, non l'ho vista di persona, boh. La piccola tartaruga avrebbe apprezzato meglio più chiarezza, ma il vecchio granchio si è addormentato e quindi non può più disturbarlo. Ma io vedo qua delle alghe. No, non saranno queste. No, niente. Proseguiamo. La troveremo l'alga che ci fa diventare grandi. È molto rilassante sto gioco. Sono andato fuori dallo schermo. Ok. Piccola tartaruga è andata verso le isole del sud e ha cercato per molti anni, ma non ha mai trovato l'alga magica. Oh, cavolo. Ma sono diventato di pietra? Sono diventata strana. Parlo al femminile perché sono una tartaruga, eh. Che succede adesso? E il ragazzo dov'è? Un giorno la tartaruga ritorna al villaggio dei granchi e lo trova vuoto. Ho una brutta sensazione. Sono anche più pesante. Dove sono finiti tutti i granchi? Ah, qua c'è il ragazzo. Il ragazzo stava aspettando all'entrata della caverna. Ti prego, portami da mia sorella, mi manca così tanto. La tartaruga era cresciuta, era diventata vecchia, ma ora era abbastanza forse grande per trasportare il ragazzo fino alla spiaggia, alla riva. Ma dai. In effetti sì, sono diventato più grande. Cioè, è passato del tempo, sono diventato più grande, non nel senso di dimensioni, ma sono anche cresciuto e ora posso portare il fratello, la sorella, che la sorella è invecchiata, vedete? Una vecchia donna sta aspettando qui sulla sabbia i
suoi occhi guardano oltre l'orizzonte. Il momento che lei vede il ragazzo, le scende una lacrima. Sapevo che saresti tornato indietro. La missione della tartaruga è stata accontentata e la tartaruga li lascia nella loro riunione, diciamo. Se torna in acqua, torniamo in acqua. Sentendosi vecchia e stanca, la tartaruga floated, come si chiama, galleggiò un momento, esitando nello spazio tra il mare e il cielo, prima di nuotare nelle profondità dell'infinito oceano. Questo gioco è stato creato in un workshop with 10 con un bambino di 10 anni delle scuole elementari di Lascia Tenai in collaborazione con la libreria di Cessu nel marzo 2017. Il bambino ha disegnato insomma personaggi e gli scenari usando delle matite colorate. I suoi disegni sono stati scannerizzati, insomma inclusi nel gioco, which took shape before the eyes, che ha preso il colpo d'occhio del bambino. Questi qua sono i ragazzi che hanno fatto i disegni, molto bella. Adesso io voglio fare anche l'altra storia, perché ne abbiamo fatta una e basta. Adesso ne abbiamo fatto una delle storie, magari in un altro video faremo anche l'altra storia. Davvero davvero carino, una cosa molto particolare, non so cosa aggiungere, una cosa poetica, una cosa dolce, carina, originale, veramente una cosa carina che non si vede sempre, ecco. Complimenti, ciao da Svideo. La prossima volta faremo l'altra storia, che sarà con la balena.